Salve a tutti, sono Marco Marchese, faccio parte del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani e sono dirigente dell'Associazione Calabria Radicale. Molti impegni in questa giornata odierna, oggi è il 11 agosto, avevo dimenticato, 11 agosto 2011. Stamattina ci siamo occupati di una vicenda di smaltimento rifiuti, di amianto, di cemento amianto presso il comune di Fiume Freddo, troverete i video da qualche parte qua vicino. E adesso invece ci occupiamo di un'altra cosa. Allora, noi un po' di tempo fa abbiamo denunciato proprio qua vicino all'associazione la presenza di una discarica, e su questa discarica qua, una discarica chiaramente abusiva, no? E su questa discarica abbiamo già una certa quantità di carta. Qua l'abbiamo trovata, abbiamo anche le date. Allora, il 5 aprile, per cui parliamo di parecchi mesi fa, abbiamo denunciato con una lettera al comune di Nocera Terinese. In realtà, ecco qua, abbiamo denunciato alla polizia municipale, queste sono le cartoline di ritorno, ai carabinieri di Nocera Terinese, all'ANAS di Catanzaro, al comune di Nocera Terinese e alla procura della Repubblica di Lamezia Terme. Abbiamo denunciato che proprio nelle vicinanze della nostra sede dell'associazione c'è un varco sulla statale 18, dove è possibile accedere su un terreno, un fondo privato, e dove c'è la presenza di una discarica. Sono passati 4 mesi. Poi adesso vi farò vedere attraverso la documentazione fotografica com'era lo stato di questi luoghi 4 mesi fa. Ecco a voi. E abbiamo chiesto a quegli enti che vi elencavo prima, quindi il Comune, l'ANAS, Carabinieri, cioè per le rispettive competenze, prima di tutto di provvedere a fare in modo che si ponessero le condizioni affinché non vada più nessuno a scaricare abusivamente del materiale là. Noi avevamo suggerito una cosa molto semplice, che ci sembra di buon senso, no? Quello di chiudere quel varco perché non serve praticamente a nessuno. Ci ha risposto l'ANAS, ci ha risposto con... Noi all'ANAS avevamo chiesto in particolar modo se era possibile chiudere quel varco, perché chiudendolo con il guardrail e con la ringhiera che ci sono lì presenti, nessun camion nottetempo si poteva più recare lì per scaricare. Invece che cosa è accaduto? È accaduto che quell'area, l'andremo a vedere fra poco, si è completamente riempita di rifiuti. È significativa la lettera dell'ANAS, perché l'ANAS ci risponde: oggetto segnalazione condizioni di scarica abusiva nella Nocera Terinese. Allora, con riferimento alla nota di paroggetto assunta al protocollo di questa società, eccetera, eccetera, trasmessa dall'Associazione Calabria Radicale relativa alla discarica abusiva al chilometro 358 più 100 lato sinistro della strada statale 18 Tirreno Inferiore ricadente del comune di Nocera Terinese, si comunica che in data 25 maggio questo compartimento ha elevato un verbale di contestazione alla ditta Macchione Vittorio per aver depositato materiale sulla scarpata, eccetera, eccetera. Da un'ulteriore verifica effettuata da personale dipendente di questo compartimento risulta che parte del materiale di risulta, riportato nella documentazione fotografica da voi trasmessa, si trova fuori delle pertinenze dell'ANAS. Quindi l'ANAS dice: a me non mi importa se lì ci continua... A noi, cioè, l'ANAS importa della scarpata, della scarpata della statale. Però se da un loro varco tutti vanno lì e scaricano, nulla questo, non c'è problema. Cioè loro dici, questo è il tipico atteggiamento che in Calabria si dice: niente saccio e niente vido, ecco, e niente mi interesso. Ecco. E poi continua: ad ogni buon fine appare opportuno ricordare che l'obbligo dello smaltimento dei rifiuti abbandonati dalla consenza bonifica di inquinanti
anche lungo le pertinenze stradali, senza la vigente normativa di tutela ambientale, decreto legislativo 152/2006, incombe a carico del solo autore dell'illecito, che resta dunque l'unico soggetto obbligato in questo senso, vedi articolo 257 del predetto decreto. Pertanto è esclusa la responsabilità solidale dell'ANAS, a cui certo non può essere in alcuna misura imputato l'illecito de quo, attesa l'evidenza estraneità di questa società alle violazioni di Cattrattes, eccetera, eccetera. Cioè, l'atteggiamento è di sbarcarsi, cioè loro con questo si sono messi la coscienza a posto e loro lo comunicano anche alle autorità dove abbiamo scritto noi. Chiaro che le cose non funzionano così, perché noi avevamo chiesto all'ANAS di dirci se era possibile risolvere questo problema, l'avevamo chiesto anche al comune, ai carabinieri, se questo varco si poteva chiudere. Cioè, cosa semplice, di buon senso, è un varco che non serve a nessuno. Sono passati 4 mesi, perché siamo ad agosto, non è accaduto nulla. Oggi abbiamo deciso che è il momento che qualcosa deve accadere. Adesso vi faccio vedere una cosa prima di andare proprio sul posto. Abbiamo speso 80 euro, di cui chiederemo a qualcuno il rimborso. Poi non sappiamo se ci rimborseranno oppure no. Ci attrezzeremo poi per il rimborso. Questa è la parte finale. Beh, qui in questa busta ci sono dei lucchetti, ci sono dei cartelli e c'è 20 metri di catena. Faremo una cosa molto semplice. Oggi abbiamo deciso che accadrà qualche cosa. Il varco lo andremo a chiudere noi, che gli piaccia o no. Se poi questa cosa che noi stiamo facendo è una cosa abusiva che non possiamo fare, ce ne assumeremo la totale e completa responsabilità, che è da imputare solo ed esclusivamente alla mia persona. Però adesso basta. Ora è il momento di agire. E io sono veramente dispiaciuto che dai carabinieri, alla Polizia Municipale, al Comune, alla Procura della Repubblica, all'ANAS stesso, nessuno si sia interessato di questa micro discarica, come ce ne sono tante, dove con poche azioni di buon senso il problema si può risolvere definitivamente. E resterà chiaramente la bonifica di quest'area, che adesso andremo a vedere direttamente sul posto. E poi ripeto, faremo anche una battaglia per cercare di ottenere il rimborso degli 80 euro che abbiamo speso per poter fare questa cosa. Ancora non lo sappiamo se lo dovremo chiedere al comune o lo dovremo chiedere all'ANAS. Ci consulteremo con un legale, avanzeremo una richiesta e siamo disponibili a portare questo rimborso anche davanti al giudice di pace. Ma lo faremo, perché come tutte le nostre cose le portiamo fino in fondo. Adesso andiamo a vedere questo posto. Questo posto qua è diventata veramente una discarica, e come avete potuto vedere prima la situazione era in un modo, cioè c'era del materiale, adesso invece ce n'è molto di più, ma veramente molto di più. Se poi qui ci sono, ecco, erbacce, poi fra altre cose sulle erbacce c'è da fare un inciso, non è che queste qui vengono da molto distante dal posto in cui ci troviamo, tutto materiale da costruzione di scarto. Adesso qui lì c'è dell'altro materiale in mezzo agli arbusti. Questa è tutta un'area, ormai è diventata un'area di centinaia di metri quadri, tutta ricoperta di rifiuti, materiale di risulta. C'è gente che ristruttura il bagno e viene a buttare qua. Come potete vedere sono tantissimi gli scarti che vengono portati qua. Lì c'è dell'altro materiale, poi è sicuro, ma non lo so, una casualità, queste foglie assomigliano molto ad alberi che stanno qua vicino, quindi probabilmente la potatura degli alberi sortisce come effetto che chiunque viene a scaricare qui. E come potete vedere, terriccio, materiale di risulta,
materiale di ogni tipo. Possiamo andare a vedere un po' più qua. Questa è un'intera montagna, perché anche il materiale che sta sotto i nostri piedi, tutto il materiale che vediamo sotto i nostri piedi è materiale di risulta. Poi abbiamo quest'altra roba qua. Nelle case qua intorno puliscono i giardini, mettono le foglie dei giardini in questi sacchi e li vengono a buttare qua. E qui c'è dell'altro materiale. Questi sono mattonelle, altri sacchi. Possiamo andare vicino alla strada. Sempre di materiale, rifiuti da giardino, sono stati bruciati, lì c'è degli altri rifiuti. E insomma, speriamo di far terminare queste indecenze, ci pensiamo noi invece che il comune o qualche altro ente. Ci mettiamo all'opera. Si può operare, quindi venire con un camion, depositare materiale anche in pieno giorno. Sono le 3 del pomeriggio più o meno, no? Sono le 4, questo è il problema. Bene,
abbiamo sudato un po', ma non è grave. Noi il lavoro l'abbiamo fatto, ci siamo sostituiti all'ANAS, al comune, non lo so. Come si dice in questi casi, ci siamo sostituiti a chi di dovere. Adesso apprezzeremo dall'altro lato della strada il lavoro fatto e speriamo che quest'area non subisca più scarichi abusivi, così come speriamo che chi di dovere bonifichi quest'area in tempi ragionevolmente brevi, e noi saremo sempre qui a seguire questa vicenda. Ecco, il lavoro è stato completato e chiaramente siamo a Nocera Terinese, siamo a pochi passi dalla sede dell'Associazione Calabria Radicale e siamo sulla statale 18 al chilometro 308 più 100 metri. Potete apprezzare il nostro lavoro. E speriamo che vada tutto bene e che non ci siano più scarichi abusivi. I'm so suffering, so suffering.